che bello, che bello, che bello. Salve e bentornati su Gemag con la 26esima e in questo caso proprio ultimissima puntata su Hob. Dunque, che dire, sono state 25 puntate veramente belle, 25 puntate fighe. Questa 26esima dovrebbe essere anche molto carina. Allora, vi faccio vedere. Sono qui, ho preso tutte le farfalline e voglio sbloccare questi potenziamenti. Che non so se poi posso disattivare o no, però almeno sblocco tutto. Quindi più salute, ma recupero energia lento. Ok. No, non si può disattivare. Vabbè. Più velocità ma meno salute ed energia. Ok. Recupero energia veloce ma meno salute. Ok. Quindi meno salute ed energia. Poi c'è più salute, meno salute. Quindi in sostanza meno salute, un po' di meno dovrebbe essere. Recupero energia lento e poi veloce, quindi si annullano. Boh, vabbè. Più velocità ma meno salute ed energia, questo dovrebbe essere normale, quindi meno salute ed energia però più velocità. Ok, vediamo un po' se si capisce che siamo più veloci, ma io non lo vedo, però mi fido, mi fido. Dunque, eccoci qui. Allora, quello che abbiamo fatto nella scorsa puntata io pensavo fosse il finale migliore, invece a quanto ho capito è il finale peggiore. Io non ho visto come finisce nell'altro modo il gioco. So solo che dobbiamo fare una cosa che tra poco vi svelerò. E che avevo provato a fare effettivamente l'altra volta, però sembrava non funzionasse. Quindi, boh. Adesso vediamo un attimo. Ho capito cos'è l'altro finale. L'altro finale, secondo me, avete visto che c'era il robottone che apriva la porta? Credo che sia che ricomincia tutto da capo in loop, perché, se ho ben capito, ricomincia tutto da capo perché questi sono cattivi e sono loro in realtà la causa del male del Viola, così. Quindi quando noi ci sacrifichiamo e diamo loro la nostra vita, in realtà loro ricreano tutto il Viola ed è di nuovo che ricomincia da capo con il robottone che viene a salvarci, ci fa... penso, anche se ormai il braccio bionico, robotico, già ce l'avremmo, credo, non so. Io mi sono fatto questa ipotesi, non so se è giusta o sbagliata, però farò uscire questo video. Ma sì, sempre una settimana dopo, rispetto a quello precedente. Però potrebbe essere. Anche se loro sembrano mezzi morti con queste cose così, quindi non lo so. Se il Viola gli fa del male o del bene, non capisco. Ma secondo me lei è cattiva ed è lei che fa il Viola. Ecco, io praticamente cosa bisogna fare? Bisogna attaccare l'altro esserino, l'emissario. Io pensavo che non si potesse fare perché avevo provato a fare l'attacco. E se provo anche adesso a fare l'attacco, vedete, guardate, premo, ma non fa niente. Quindi come faccio? Ah, devo andare verso destra? Ecco, verso destra e poi attacco, ok. Aio. Aio. Ok.
attenzione, 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 perché potrebbe farmi veramente male. Aio. No, 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 no. No, 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 non vale, non vale, non vale. Caspita. Dai che mi rilasciano vita almeno. Ok. Ok. Aio. Ok. Ok. Dai, 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 dai. Questo combattimento ve lo lascio tutto. Ok. Perfetto. Perfetto. Andata da solo, eh. Ok. Fallo. La uccide, ok. Vabbè. Ci eravamo fatti proprio fregare bene nella scorsa puntata. Adesso scommettiamo, sparisce il viola. Secondo me sì. Ecco, lo sapevo, vi giuro non l'ho visto, non l'ho visto. È solo che pensavo perché non aveva senso se no che finisse con il robottone che riapriva quella porta. Quindi ancora più figo di quanto pensassi, veramente. Veramente. Mamma mia. Bello, bello. Ok. Questo è il robottone gigante che abbiamo svegliato noi. Che fa? Abbassa questo tempio. Ok. Si svegliano tutti gli altri esserini. Sì, che bello, gli altri abitanti della città. Allora ecco, non è che veniva a svegliare noi, perché noi ormai eravamo morti. Forse andava a svegliare qualcun altro di questi abitanti per far sì che salvassero la città. Eh sì, penso di sì. Mamma mia, che bello, che bello, che bello. Mi emoziona un sacco questo gioco, ragazzo. Cioè, è qualcosa di così carino. Magari ci fossero tanti altri giochi così, quindi questo è a sé stante, non ha un continuo, non credo, a meno che dopo questi titoli di coda non ci sia un seguito, vediamo un po'. Però non... Punto no. Dovrebbe essere autoconclusivo, ecco. E io spero che facciano altri giochi così carini. Mi sa che loro hanno fatto Torchlight, i creatori di Hob. Non sono sicuro, poi ve lo scriverò in descrizione se è vero o meno. Però bello, veramente bello. Ah, ok, c'è un'altra cosa che finisce. Vediamo un po'. Che carini. Che fa? Che succede? No, muore. Non mi dire che muore. Spero di no. Non lo so. Questa spiegatemela voi per favore. Comunque, ragazze, questo era 26esimo e ultimo episodio su Hob. Abbiamo fatto tutti e due i finali. Abbiamo fatto tutto. E che dire? Io sono emozionato, ragazzi. Sono emozionato. So che magari sembra che esagero, che lo faccio per
audience, no? Sapete, c'è chi fa sono emozionato perché lo fa per fare pubblico e cose così, ma nel mio caso il pubblico è talmente piccolo che perché dovrei fingere qualcosa? Cioè, a parte che non vorrei fingere nemmeno se avessi 1 miliardo di iscritti, ma comunque non sarei me stesso, cioè, e comunque anche con pochi, anche, cioè in generale. No, vabbè, comunque, nulla. Ragazzi, mi dispiace chiudere questo episodio perché mi dispiace chiudere questa serie, però ci sono delle novità per il canale, come vi ho accennato nell'episodio scorso, che vi svelerò appena finiremo Horizon Forbidden West. Per ora il venerdì non uscirà nulla, infatti cambierò il banner al canale, dove ci sarà scritto un nuovo video ogni martedì e sabato e sparirà la scritta del venerdì. Beh, che dire. Mi remilax a tutti.